anche questa famiglia, come quella di Ciro Esposito, ha dato un grande esempio di compostezza e di dignità. Loro chiedono giustizia, che non si dimentichi questa tragedia, perché il sacrificio di questo ragazzo ha rappresentato comunque ancora una volta un esempio, un richiamo di tutti alle proprie responsabilità. Quindi questo sacrificio non deve rimanere inutile, ma ognuno si deve fare un esame di coscienza, chi ha le competenze e la responsabilità di intervenire ed evitare che succedano altre tragedie. La famiglia vuole che si accerti la responsabilità e che si puniscano ovviamente i responsabili di questa tragedia, pur sapendo che niente può restituire il bambino alla madre e al padre e ai fratelli. Però questo sacrificio, ecco, deve essere un sacrificio che va, diciamo, tra virgolette, utilizzato in senso positivo per evitarne altri. Il Comune continua a dire che non ha responsabilità. Lei come risponde? Insomma, prima invece ha parlato di responsabilità anche, voglio dire, indirette del Comune. Io ho detto che c'è un concorso di responsabilità in questa tragedia e che in questo momento dobbiamo tutti quanti fare silenzio e portare grande rispetto al dolore di questa famiglia. Ovviamente la magistratura sta facendo le sue indagini e si capirà presto di chi è la responsabilità anche di questa tragedia. Lei ha parlato anche del sindaco. Io ho detto che il sindaco non ha responsabilità penali personali, c'è una responsabilità politica di sicurezza della città in generale, perché è una città non sicura, come tutte le autorità che hanno il dovere di garantire la tutela e la sicurezza, la pubblica e privata incolumità dei cittadini, e purtroppo molto spesso vediamo che la salute e la tutela dei cittadini viene lasciata al caso. Speriamo presto ci sarà un colpevole, che non finisca qui questa storia, ma abbiamo un risvolto serio per la nostra città. Chi sono, secondo me, le responsabilità? È abbastanza alte le responsabilità. Non mi dite niente dopo, vado dentro.